Lunedì 1 ottobre il presidente della Regione Calabria, Giuseppe Scopelliti, è giunto a Scalea, ospite negli studi di Radio Azzurra. Ai microfoni dell'emittente radiofonica in diretta regionale, il governatore ha risposto alle domande dei giornalisti Loredana Presta, Emilia Manco, Ugo Manco, alla presenza del sindaco di Scalea Pasquale Basile, degli assessori e dell'editore dell'emittente Franco Cristofaro. Diversi sono stati gli argomenti trattati, molte le domande formulate. In primo piano i costi della politica calabrese alla luce degli scandali di alcune regioni italiane. Ma la Calabria ha sicuramente problemi sui costi della politica. Ad oggi io metterei in risalto un aspetto che in tutte le graduatorie, in tutte le classifiche, su tutto ciò che rappresenta un costo eccessivo della politica, ancora ad oggi non è mai emersa una, diciamo così, una situazione di difficoltà o di errore commesso in seno alla regione, quindi al consiglio regionale, alla giunta regionale. Questo ci ha posto nelle condizioni, tra le tante classifiche messe in campo da giornali, da quotidiani, quindi da riviste, la regione Calabria è sempre in una posizione, diciamo così, di metà classifica, no? Dove non ci sono rilevati grandi sperperi, spese inutili, addirittura perché è un evento, insomma, anche l'Espresso nei giorni fa, nell'ultimo numero, dice che la regione Calabria nel 2011-2012, in questa annualità, è la regione che ha deciso il taglio delle costi della politica più alto del paese, con il 15,1%. Le recenti dichiarazioni di Monti riguarda l'ipotesi di dare una mano se fosse richiesto, pur non candidandosi in nessuno degli schieramenti. Onorevole Scopelliti, ci dica in merito qual è la sua riflessione politica. Ma Monti sì, sicuramente dimostra di essersi, diciamo così, calato nella parte, insomma, nel ruolo. Dice non sono intenzionato a ripropormi, e questa è una verità, ma non esclude di poter fare il premier ancora solo nell'ipotesi in cui si cambi la legge elettorale. Con questa legge elettorale, col famoso Porcellum, diventa difficile che Monti possa guidare una delle coalizioni. Diventa molto più facile il gioco di una legge elettorale modificata col proporzionale, dove i partiti presentano i loro leader e quindi dopo le elezioni, non avendo un partito la maggioranza, si va a creare l'aggregazione di governo, Monti possa diventare il trade union di più forze e quindi di anche magari più coalizioni. E questa è la strategia che ovviamente in maniera molto chiara e evidente Monti politico mette in campo, rispettosa, cioè rispettabilissima, anche forse una soluzione a tanti problemi del paese, però bisogna certamente modificare la legge elettorale per trovare il modo per dare una risposta, salvo che non si arrivi con questa legge elettorale ad avere una maggioranza magari in seno alla Camera, e magari non avendo una maggioranza in sede, diciamo, al Senato, a quel punto è chiaro che si può optare anche per questa soluzione che potrebbe essere un governo ancora una volta di larga intesa. Come vede l'accentramento delle regioni in tre macro regioni? Ma anche questa mattina si è emerso questa stessa necessità. Io credo che sia uno degli errori, delle scelte più pazze e più folli che si possano fare. Cioè noi veniamo da un'esperienza come regione, quando non vi era, diciamo, la regione, o comunque vi erano i poteri al governo nazionale, era il governo nazionale che indirizzava le scelte. Ci siamo trovati di fronte a scelte folli come la centrale a carbone, la carbone a geotauro, la liquichimica, e faccio un esempio della città di Reggio Calabria, che conosco, insomma, la provincia di Reggio, ma scelte folli imposte dal governo nazionale che non hanno mai trovato attuazione. Altro tema trattato, quello dell'accesso antimafia al comune di Reggio Calabria. Intanto io credo che non ci siano elementi che possano dimostrare che la politica si sia fatta condizionare la sua gestione amministrativa dai poteri criminali. Uno, escludo
che ci sia questo. Due, voi immaginate che domani mattina a Milano arrestano un consigliere comunale per rapporti col crimine organizzato, o arriva qualche avviso di garanzia con il consigliere comunale a Milano, a Torino o a Genova, e automaticamente arriva la commissione d'accesso e automaticamente si commissaria il comune di Milano o il comune di Bologna, perché arriveremo a questo. Mentre tutti fanno da Bersani al professorino da Torre, fanno tutti i saputelli per passare dai colleghi qui, insomma, voglio dire, del centro-sinistra, fanno i saputelli, appena ci sarà un'analoga situazione, non sarà molto lontano il tempo, perché vede, quello che in Calabria è 'Ndrangheta, noi lo conosciamo per alcuni aspetti e per tanti aspetti diventano novità per tutti. Ma a Milano, quelle che in Calabria sono che 'Ndrangheta, a Milano si chiamano lobby. Bene, di queste lobby, molte di queste lobby, oggi si scopre che c'è un intreccio tra il potere criminale e la politica. Allora, nel momento in cui questo si scopre, lì c'è il serio rischio che, se è sciolto Reggio Calabria, domani non potranno sciogliere Milano, Torino, se dovessero verificarsi queste cose nel tempo, e così via le grandi città. Ma mi domando, ma veramente qualcuno pensa che un commissario possa guidare una comunità grande, una città metropolitana? E l''Ndrangheta si infiltrerebbe o non si infiltrerebbe? Io sono convinto, e lo garantisco con certezza, lo dico, che nella mancanza di politica, di una buona politica, il crimine organizzato si infiltra meglio che in qualsiasi altra circostanza. E ancora, la riforma AFOR non approvata in Consiglio Comunale. Potrà la Regione Calabria garantire la difesa dei livelli occupazionali e dare garanzie per gli oltre 8.500 lavoratori del settore? Quella riforma garantiva questo percorso perché c'era l'impegno nostro nel garantire i livelli occupazionali, ma soprattutto l'idea era quella di trovare anche al tavolo romano, nel confronto col governo, la possibilità di riprogrammare fondi comunitari nell'immediato e poi di inserire noi fondi comunitari 2014-2020, risorse ingenti per poterle dirottare, quindi per poter creare una serie di investimenti funzionali e utili alla valorizzazione di questo grande patrimonio che abbiamo, che sono i forestali in Calabria. La stessa cosa dicasi per i consorzi per le comunità montane, quindi inseriti in questo processo attraverso una serie di scelte secondo me funzionali e utili. E allora il problema oggi si sposta: il no da parte del centro-sinistra, di una parte del centro-sinistra, la fuga, la fuoriuscita dall'aula da parte del Partito Democratico, anche in questa circostanza, e ovviamente ci mette in una posizione di difficoltà, perché non avendo i 2/3 non possiamo approvare questa riforma. Per noi la riforma è questa e non si cambia. Dopodiché adotteremo una serie di provvedimenti e daremo attuazione a quello che sono i percorsi individuati, non mettendo in campo però alcuna riforma così come previsto. E parliamo di sostegno per l'economia del territorio, Presidente, ma anche di rilancio e di sviluppo dell'intero tessuto economico regionale. Quali proposte vengono date alle richieste provenienti dal sistema imprenditoriale calabrese e quali le possibilità di agevolazione al credito da parte delle piccole e medie imprese calabresi? Ma mi sembra che qui abbiamo messo in campo tanti strumenti, il fondo di garanzia abbiamo messo in mezzanino, Jeremy, abbiamo messo in campo l'accordo di Fincalabro con la banca, con UBI Banca, abbiamo messo in campo tutta una serie di strumenti che tendono ad andare incontro al mondo imprenditoriale, oltre a una serie di bandi programmati di altra natura. Non è escluso che dalla riprogrammazione dei fondi comunitari possa uscire un ulteriore elemento di novità che tende a dare sempre di più risposte alle piccole imprese e alle imprese artigianali calabresi. Vede, io credo che noi non abbiamo grandi o medio grandi imprese, ne abbiamo veramente poche, di medie e di grandi forse veramente pochissime. La vera grande ricchezza del nostro territorio, il motore di questa Calabria, è rappresentato decisamente da questo grande patrimonio
delle piccole imprese, delle imprese artigianali, e noi su questo speriamo di poter trovare, d'accordo col governo, una linea che ci possa consentire all'interno dell'utilizzo dei fondi comunitari e dei regolamenti comunitari un segnale che da qui a 4-5 mesi potrebbe diventare vitale per l'esistenza di molte imprese e a talune potrebbe dare quell'ossigeno necessario per potersi rilanciare e quindi poter stare sul mercato. Altro argomento scottante toccato è quello sulla sanità. La Calabria è una delle regioni tra quelle che hanno fatto i tagli più consistenti. Quale delle 5 province calabresi è stata la più tagliata e qual è lo stato di salute della sanità calabrese? La provincia che più di tutti ha dato risultati, non guardo adesso ha subito tagli o meno, io parlo delle province che più di tutti secondo me ha fornito risultati, è la provincia di Reggio Calabria, è la mia provincia. Noi abbiamo chiuso Siderno, Taurianova, abbiamo chiuso Scilla, chiuso per poi riconvertirle alcuni di questi, abbiamo creato Siderno, Taurianova, Oppido Mamertina e quindi Scilla. Sono stati i primi ospedali che abbiamo chiuso in Calabria e la gente ha capito e ha compreso bene. Io sono uscito da Oppido Mamertina tra gli applausi della gente quando sono andato a comunicare la chiusura dell'ospedale e la riconversione, perché ho spiegato che anziché avere i posti letto inutili, noi mettevamo tutta una serie di attività importanti per il cittadino, che sono quelle che più di ogni altra cosa diventano fondamentali nel rapporto col territorio. E quando sono andato a Oppido Mamertina con il Vescovo e abbiamo inaugurato una struttura che era fatiscente, l'abbiamo completamente ripristinata e ristrutturata e abbiamo inserito i posti letto per la lungo degenza e così via, la reabilitazione e così via, abbiamo già intrapreso questo percorso, la gente era più che felice, perché non serve avere ospedali dove uno sa di potersi recare ma di non andare certamente, di non finire mai in sala operatoria, perché comunque nessuno si fida di quelle realtà, di quelle strutture. È molto più importante avere i poliambulatori, gli ambulatori dove ci sono 10, 15, 30 attività che si svolgono all'interno e dove il medico può risolvere il problema del paziente, perché se uno ha un problema serio non va certamente in uno di questi ospedali di periferia, tende ad andare verso gli ospedali hub o SPOC, ma soprattutto si tende ad andare sempre dove ci sono di quegli ospedali che hanno la rianimazione, perché si corre il rischio di qualsiasi vicenda, di qualsiasi aspetto, di qualsiasi errore anche che può capitare, e uno ha la certezza della rianimazione, comunque ha la certezza di poter sopravvivere o quantomeno di avere maggiori chance se c'è un problema. E quindi tutti i nostri ospedali dovevamo decidere: o li rafforziamo tutti e li potenziamo, cosa impossibile nella stagione dei tagli e di difficoltà di risorse, oppure li riconvertiamo. È quello che abbiamo fatto. Io sono una studentessa del liceo linguistico di Scalea che in futuro vorrebbe rimanere a lavorare in Calabria per apportare un contributo attivo alla nostra regione. Mi dà qualche buon consiglio? Ma io le consiglierei di guardare i bandi che usciranno da qui a poche settimane per i giovani disoccupati calabresi, perché noi contiamo di recuperare qualcosa come 15.000 posti di lavoro con un investimento di 161 milioni di euro, e sono bandi che riguardano i giovani disoccupati, i giovani disoccupati di lunga durata, gli svantaggiati, il mondo della disabilità, dei diversamente abili. È un mondo, sono 10 bandi, tutti diversi. Ad esempio per quanto riguarda i giovani laureati, noi mettiamo in campo un bando per 1.600 giovani laureati, che è un numero importante, però su 15.000, e ci sono tantissime opportunità. Oggi questo, ma lei non potrà certamente sfruttare questa opportunità perché ovviamente va a scuola, è giovane ancora, però noi contiamo nei fondi comunitari 2014-2020 di cambiare il sistema di canalizzazione, dove vengono canalizzate queste risorse, anziché fare gli assi e poi una miriade di misure, riuscire a individuare 4, 5, 6 temi delicati della Calabria e mettere le risorse in maniera corposa su questi 4, 5, 6 argomenti importanti. Se mi è consentito, visto che forse abbiamo finito, siamo manco d'accordo, abbiamo finito. Volevo salutare il sindaco Pasquale Basile e gli assessori che sono qui con lui,
ringraziarlo per la presenza. E ovviamente lui sa che anche quest'estate è stata superata, anzi no, anche quest'estate abbiamo superato brillantemente, credo, la prova, diciamo, più importante, sì, legata al problema anche il mare, sì, no, il mare, perché tu mi hai sempre relazionato ogni fine settimana, mi hai sempre detto, tranne qualche piccola circostanza di qualche problema, hai sempre detto che il mare era splendido, così come per quanto riguarda i rifiuti, la raccolta, quest'anno non abbiamo avuto, tranne forse una mezzogiornata di tua preoccupazione. Per la verità è stata una preoccupazione che fine settimana abbiamo risolto brillantemente. Io credo che la collaborazione e la capacità di dialogo tra le istituzioni, indipendentemente dai colori delle appartenenze, sia la vera grande scommessa del futuro di questa terra. Quindi grazie per la presenza e ovviamente in bocca al lupo e buon lavoro a te e a tutti voi di Radio Azzurra, che siete sempre molto gentili e siete sempre molto attenti alle tante cose che noi cerchiamo di mettere in campo e quindi alla capacità di trasmettere un messaggio positivo. La Calabria ha bisogno di uomini che si impegnano ogni giorno e che credono in quello che fanno. Io credo che questo sia una bella risposta e un bel messaggio che voi ogni giorno da questa bella radio offrite a tutti quanti noi calabresi.